Dunque, benvenuti a questa seconda parte del nostro incontro di preghiera che prevede un breve studio biblico. Il tema di questo breve studio biblico è ovviamente la parabola del Samaritano. Questa parabola è molto conosciuta, leggeremo il testo durante la celebrazione. Noi ci concentreremo, faremo lo studio su una parte del versetto 29, la seconda parte del versetto 29, che dice: Caitis estin mu plesion. È la seconda domanda che il maestro della legge pone a Gesù e che è l'antecedente, cioè il motivo per il quale Gesù racconta la parabola del Samaritano, che si configura però come un midrash, dunque un'interpretazione narratologica attraverso una narrazione della disputa, di quello che è in disputa, che è un punto importante della Torah. Perché, diciamo, questo è il centro di tutto il brano, rispondere alla domanda chi è il mio prossimo. Però stiamo andando troppo in fretta. Prima di questa seconda domanda c'è una prima. La prima domanda del maestro della legge è: Maestro, cosa devo fare? Dunque notate il devo fare. Poiesos. Cosa devo fare? Allora, dicevamo che la parabola del buon samaritano, è molto conosciuta, però la parte più importante della parabola non è il racconto, il midrash, ma la discussione di carattere sapienziale che inizia il brano. E dunque le due domande poste dal maestro della Torah, non diciamo legge perché legge è una brutta traduzione di Torah. Torah significa insegnamento, istruzione. Sono le parole prima facie che Mosè ha ascoltato da Dio e che ha scritto, e alcune non le ha scritte, alcune le ha trasmesse oralmente. Dunque ci sono le parole della Torah sono scritte e altre sono orali. Dunque è una tradizione che poi si trova nella Mishnah. Sono le parole che non sono state scritte, ma che si moltiplicano, perché Dio parla una volta e noi ascoltiamo due cose, non una. Bene, la discussione di carattere sapienziale si apre con una domanda che è chiave. È una domanda chiave, una discussione che si porta avanti in Israele da secoli. Dunque, cosa devo fare per ereditare, dunque notate ereditare, non guadagnare, non avere, dico, non, dobbiamo togliere queste immagini distorte che abbiamo di Israele e della religiosità e della spiritualità di Israele. Diciamo, la vita eterna è qualcosa che io ricevo in eredità perché sono in relazione con Dio, perché c'è un rapporto, una relazione. Chi eredita? Eredita il figlio, la figlia. E dunque si tratta di, attraverso il rapporto che noi abbiamo con Dio, entrare, penetrare nella vita eterna che è stata negata ad Adamo e ad Eva dopo il loro peccato. Dunque la Torah è il cammino che ci porta verso la vita eterna, verso l'albero della vita. Notate però che noi possiamo fare delle cose che ci possono allontanare di nuovo. Quello che devo fare significa in realtà qual è il criterio etico che quando vi è un dilemma, quando devo fare una scelta fra diverse opzioni, qual è il criterio che mi deve guidare per fare la scelta giusta e non deviare, non andare fuori dalla strada che mi porta verso l'albero della vita e che è la strada che mi insegna sapienza, Chokmah, l'eredità del giusto, della giusta, un giusto rapporto con Dio ci porta verso la
Gesù risponde a questa domanda dicendo: cosa è scritto nella Torah? Come leggi? Cioè, ogni disputa, ogni discussione sulla Torah si risolve con la Torah. Deve parlare la Torah. Cioè, non sono le nostre opinioni, ma è quello che dice la parola e che Mosè ha ascoltato e ha trasmesso. Cosa leggi? Cosa è scritto? E allora il maestro della legge risponde con un testo che viene dal Deuteronomio, capitolo 6, un testo famosissimo, La confessione di fede di Israele, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, il Signore, il Dio tuo, il Signore è uno. Dunque, la prima tavola, i primi 5 comandamenti della legge, il nostro dovere per mantenere, essere dentro la relazione con Dio. Sono le 5 parole, la prima tavola che riguarda i nostri doveri nei confronti di Dio. Però non si ferma lì il maestro della legge. Dice: amerai il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua. Allora, l'amore verso Dio è totalizzante, la totalità dell'essere. Però lui cita adesso un testo del Levitico, capitolo 19, che dice: e amerai il prossimo tuo come te stesso. Anzi, lui cambia e dice: il prossimo mio come me stesso. Viene un po' riformulata la, non il prossimo in senso generico, ma quello che mi è prossimo. E allora Gesù dice: hai detto bene, fai questo e vivrai. Cioè, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. La seconda tavola, gli altri 5, le altre 5 parole delle Aseret Hadiberot. Dunque, i doveri nei confronti del nostro prossimo. Però il problema qual è? Il problema è che mentre i doveri della prima tavola sono totalizzanti, il dovere verso Dio è totalizzante, il dovere verso il prossimo è relativo. Devi amare il prossimo tuo come ami te stesso. Dunque è un amore relativo, non è assoluto. E quello che relativizza è l'io. Io amo il prossimo mio come amo me stesso. Ed è in questo momento che Gesù, dopo aver detto fai questo e vivrai, questo maestro della Torah chiede: ma chi è il mio prossimo? E dunque adesso entriamo in quello che è il tema centrale di questo brano e che il Midrash del Samaritano vuole rispecchiare. Prima di entrare nella risposta della domanda chi è il mio prossimo, però dovete notare due cose. La prima è che qui siamo, in questo racconto di Gesù, siamo con... E questo racconto è un paradosso nel paradosso. Quelli che sono vicini dell'uomo ferito diventano lontani. E colui che è lontano, cioè il samaritano, diventa vicino, diventa prossimo. Dunque, paradosso nel paradosso. Allora, l'ironia, che vedremo alla fine, perché ogni parabola, oltre ai paradossi, un paradosso significa qualcosa che è contro la comune opinione. Cioè, noi pensiamo che deve essere così, e invece la logica di Dio è completamente diversa e rompe, e dunque diventa paradossale, contro quello che noi pensiamo. Dio la vede in un modo completamente diverso. Dunque, il doppio paradosso della parabola e poi l'ironia che vedremo alla fine. Allora, notate la parola prossimo è rea in ebraico e nella lingua greca abbiamo il plesios.
I problemi sono due, in quelle due lingue, non nella nostra, in quelle due lingue questa parola può essere un avverbio o può essere un sostantivo. Un avverbio di loco, di luogo. Dunque, il mio prossimo è chi è prossimo, dunque lui è il mio prossimo adesso. Però notate che se io ho dei doveri etici verso il mio prossimo, chi io identifico come il mio prossimo, sono obbligato verso di lui, verso di lei. Ma chi non identifico come il mio prossimo, si arrangi o no? Questo è quello che questa domanda contiene. Chi è il mio prossimo, così so verso chi ho un dovere di carattere etico, perché così mi risparmio di fare niente verso tutti gli altri. Dunque, è, diciamo, una domanda che rischiamo di elaborare un'etica della prossimità, e dunque chi non è prossimo, chi è extra, no? Se è straniero, si arrangi. E mettiamo le navi a bombardare i barconi che arrivano dall'Africa. Perché? Perché non sono il nostro prossimo, non sono del nostro sangue, eccetera. Allora, notate che questa domanda è fondamentale. Qui abbiamo una questione che nel dilucidarla ci giochiamo proprio quello che diciamo in etica, il criterio per selezionare, per decidere, quando c'è un dilemma di carattere etico, diverse possibilità di azione, qual è il criterio che dobbiamo seguire per non sbagliare, per seguire quello che è il principio di fede che dà vita alla nostra fede, alla nostra relazione con Dio. Allora, prossimo è un avverbio, che mi è vicino, chi la pensa come me, chi è della mia razza, chi parla la mia lingua, o è un sostantivo, ogni essere umano, ogni creatura vivente, è il mio prossimo, verso il quale ho un dovere di carattere etico. Allora, le possibilità sono tre. Vediamo la prima. La prima è quella tribale, la risposta dell'uomo paleolitico, del paleolitico, del neolitico, diciamo. Il mio prossimo è quello che è con me, è il membro del mio clan, il membro della mia tribù, ed è l'unico, l'unica verso cui ho qualche dovere di carattere etico. Tutto il resto li posso ammazzare, li posso prendere come schiavo, come ostaggio, per ottenere un vantaggio militare. Dunque, tutto il resto che non è prossimo non è oggetto del mio dovere etico. E questa è la prima possibilità. Ed è la risposta, diciamo, più arcaica, che però ci sono politici nel nostro paese che sono a livello tribale su questo. La nazionalità la dà il sangue, addirittura. Seconda possibilità di risposta. Già la troviamo nel libro del Deuteronomio e la troviamo in alcuni profeti dell'antico del primo patto, della prima alleanza. Notate cosa succede. Si dice che la vedova e l'orfano, che sono fuori dalla logica del clan familiare, dunque che non hanno un patriarca che li protegge. Immediatamente nel libro del Deuteronomio c'è questo che si chiama il diritto alla misericordia. Cioè un essere umano che ha bisogno ha diritto alla misericordia, che io senta misericordia per questa persona. Il diritto alla misericordia perché Dio diventa padre e diventa sposo della vedova e dell'orfano che è rimasto fuori dal sistema di protezione patriarcale. Non solo, ma anche lo straniero che è in mezzo a voi.
Dunque il diritto alla misericordia copre, ha diritto alla misericordia, che tu senta misericordia e che tu lo senta in qualche modo come un tuo fratello. Notate che il libro del Deuteronomio è del VII secolo, più o meno, avanti Cristo. Sono più avanti di molti dei nostri politici attuali. Un diritto umanitario molto più avanti di quello che, come la pensano molti di quelli che noi conosciamo e che votiamo. Dunque il diritto alla misericordia è proprio il diritto che ha chi non ha nessuna protezione di essere protetto da te. Perché hai il diritto a suscitare in te misericordia, a considerarlo un tuo fratello, una tua sorella. Ma c'è ben di più. Terza possibilità. Inizia col profeta Amos, uno dei grandi profeti dell'VIII secolo avanti Cristo. Il profeta Amos, il primo profeta e scrittore. Lui dedica due capitoli del suo libro a parlare del diritto delle genti, a dire cosa non si può fare con le nazioni straniere. Accusa Edom e altre nazioni perché hanno attaccato i vicini, hanno fatto razzie, hanno preso schiavi e li hanno venduti come schiavi, hanno ucciso donne, uomini, ingiustamente. Dunque, nella prospettiva di questi grandi profeti, Isaia, Osea, Amos, si allarga il concetto di prossimo. Anche i goim hanno dei diritti. Questo è qualcosa che avviene 8 secoli prima di Cristo. Quando il diritto internazionale, cioè noi adesso parliamo che il diritto internazionale è nato con i dottori di Salamanca, con i grandi pensatori del Rinascimento, il diritto di genti era già presente nei profeti di Israele, 8 secoli prima di Gesù Cristo. Dunque questa è la terza possibilità, un allargare. Anche chi mi è lontano ha dei diritti nei miei confronti e io ho dei doveri etici di fronte a chiunque e qualunque essere umano. Adesso Gesù porterà, spingerà questa frontiera della prossimità molto più lontano. E allora Gesù racconta, ovviamente il maestro della legge, della Torah, vuole dire a Gesù: tu, qual è la tua opinione? Cosa pensi? La prima, la seconda, la terza? Allora Gesù racconta la storia. E la storia è il primo paradosso è quella del sacerdote e del levita. C'è questo uomo che è stato preso dai ladroni, che lo hanno lasciato mezzo morto, pieno di ferite, sanguinante in mezzo alla strada. Ovviamente si lamenta nella sua lingua, che è la lingua. Cioè non c'è nessun dubbio nel racconto che il sacerdote e il levita identificano quell'uomo come uno israelita, come loro. Cioè un prossimo verso il quale vi è un dovere. Però qui c'è il dilemma etico. Il sacerdote e il levita, dice il testo, scendono da Gerusalemme, cioè vengono dal Tempio dove hanno adempiuto il loro servizio che deve durare 4 settimane precise, un mese lunare. E durante quel mese loro ogni giorno si purificavano e dunque sono in uno stato di purità perfetto. Devono, adesso scendono e devono rientrare nei loro villaggi, dove aspetta loro la loro famiglia e dove aspetta loro la sinagoga o il villaggio dove devono adempiere i loro doveri religiosi verso i loro prossimi più prossimi. Il dilemma qual è? Se io adesso vado e tocco quell'uomo per cercare di guarirlo, mi contamino e la contaminazione del sangue dura 7 giorni, divento impuro per 7 giorni, non posso toccare nulla,
qualunque cosa toccherò diventerà impura. Dunque, devono decidere cosa va in primo luogo, cosa è più importante. Il mio dovere verso Dio è conservare il mio stato di purità perfetto per poter adempiere i riti, per poter adempiere e proclamare le benedizioni sui neonati, sugli sposi, i giovani che sposeranno, i doveri religiosi verso Dio e verso... cioè, molti di noi forse pensano anche che, ovviamente, l'amore verso Dio è totalizzante, dunque il mio dovere verso Dio è totalizzante, ma prima del mio dovere verso il prossimo, che è un dovere relativo, devo amarlo come amo me stesso. Dunque, qui c'è il dilemma. Allora, cosa decidono? Qual è il criterio? Beh, è il mio prossimo, però il mio dovere verso Dio va prima, e dunque saltano e vanno dall'altra parte. I vicini diventano lontani. Primo paradosso. E quell'uomo morirà. Adesso passa un samaritano. Allora tutti avranno pensato, beh, adesso le dà il colpo di grazia, perché samaritani si odiano. I samaritani sono una setta ebraica, i samaritani esistono ancora, sono poche migliaia di persone, però loro accettano soltanto la Torah come libro ispirato da Dio e dunque non accettano né i profeti né i Ketubim. Dunque sono soltanto praticanti della Torah, dunque delle 613 mitzvot, delle regole della purità. Dunque, esattamente come il levita e il sacerdote, il bravo samaritano deve riflettere e deve decidere cosa fare. Lui ha tutti i motivi per farlo, quello non è il suo prossimo. È un ebreo, e dunque, anzi, tutti avranno pensato, guarda, questo adesso farà. Invece il samaritano cosa fa? Si contamina. Prende quell'uomo e lo guarisce. Dunque si contamina, rischia anche... Perché se morisse, rischierebbe anche l'impurità per aver toccato un morto, senza essere autorizzato, perché possono toccare il morto soltanto il figlio primogenito e le donne della famiglia, per lavarlo, per preparare il corpo alla sepoltura. Cioè c'è chi è autorizzato a toccare la morte, il cadavere, perché è il prossimo e ha il dovere di farlo. E dunque è preservato dal cadere nello stato di impurità. Però se tu non sei nessuno rispetto a quell'uomo, ti è vietato di toccare il cadavere, di entrare a contatto con la morte. Comporta una impurità, anche essa terribile, un tabù, proprio ha il valore di tabù, come il sangue o il lebbroso. Allora, notate quanto è forte il secondo paradosso. Il lontano è quello che diventa vicino, perché ritiene che non può abbandonare quell'uomo. È scattato qualcosa dentro di lui. Il diritto alla misericordia. Questo uomo ha diritto alla misericordia, a che io mi prenda cura di lui. Perché? Perché è quello che avrebbe fatto Dio. Questo è un po' il momento della conclusione. Gesù riprende la domanda chi è il mio prossimo e notate come la strattona, come la cambia, come la modifica. Chiede al maestro della Torah, secondo te, quale dei tre è diventato prossimo
dell'uomo ferito dai ladroni? E la risposta del maestro della legge è di una saggezza e di una umanità commovente. Cosa dice il maestro della legge? È diventato prossimo chi ha, diciamo, noi traduciamo, chi ha usato misericordia, ma nel testo originale si dice colui che i suoi visceri si sono alterati, perché questo è il significato di Hesed, è l'utero materno. Cioè, il dolore di quell'uomo ha impedito il samaritano di passare oltre, perché i suoi visceri si sono commossi. Ha sentito Hesed, ha sentito misericordia, pietà, Eleos, pietà di quell'uomo. Cioè, qualcosa dentro di lui è scattato che ha provocato un'emozione. Per questo, questa pietà, questa pietas, ha fatto sì che lui diventasse prossimo. E nel dare la vita a quell'uomo, nel dare la vita, non solo non si è contaminato, e dunque, perché l'impurità significava non poter avere contatto col sacro, non poter avere contatto con i viventi, ma anche non avere contatto col sacro. Il significato dello stato di impurità per gli ebrei non è come per la cultura greca, che lo stato di impurità è una macchia che bisogna purificare. Lo stato di impurità, tumè, è uno stato di debolezza che impedisce il contatto col sacro. Non puoi avere contatto col sacro. Invece quello che Gesù dice è il contrario. Cioè, l'amore verso Dio, le cinque prime parole, la prima tavola della legge, si verifica storicamente nell'amore verso il prossimo. Vi è una frase magnifica di Giovanni nella prima lettera che dice: come puoi amare Dio che non hai visto se non ami il tuo fratello che vedi? Allora, quello che Gesù sta insegnando è che il concetto di prossimo si allarga in un modo tale che ci toglie il fiato. Chi è il mio prossimo? Ogni essere umano, uomo o donna, che sia nel bisogno. E tu devi diventare prossimo proprio di loro. Non è lui, sei tu che devi diventare. Cioè, non è l'altro che tu giudichi se è o non è il mio prossimo. Sei tu che devi diventare il suo prossimo. Dunque, il criterio etico è proprio questo, la trasformazione della domanda. Adesso concludiamo con un approfondimento miletico prima di darvi un po' di tempo per le domande. Allora, qual è l'ironia? L'ironia è questa, che per diventare prossimo il samaritano è diventato altro da sé. Lui era lontano dall'ebreo. E dunque per diventare prossimo lui è diventato altro da sé. È diventato prossimo dell'ebreo, dunque è diventato anche lui ebreo con l'ebreo. L'Apostolo Paolo dirà: io sono diventato greco col greco, ebreo con l'ebreo, romano col romano. Dunque è la dinamica dell'incarnazione. Cioè Gesù è il samaritano che è diventato altro. Gesù è diventato altro, la kenosi è proprio questo, il figlio di Dio diventa essere umano, diventa uno di noi, il lontanissimo si avvicina, l'altro diventa uno come noi. Cioè
diventare altro. Questa è la dinamica dell'incarnazione. Il corpo di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. Dobbiamo diventare altro. Per questo ogni essere umano che è davanti a noi è il mio io devo diventare altro. Dunque, la dinamica dell'incarnazione, noi dobbiamo incarnare nella storia l'amore, la misericordia, perché noi siamo il corpo di Cristo, il Cristo che si avvicina ai feriti morenti, quelli che sono nel peccato, nel bisogno, minacciati di morte, abbandonati, per curarli, per portarli al sicuro, all'albergo, che nella interpretazione allegorica di Agostino, sapete, l'albergo era la Chiesa. Noi portiamo alla Chiesa, che è lo strumento di salvezza che Dio ha collocato nel mondo, perché continui l'incarnazione del Cristo, il Cristo continua a incontrare gli esseri umani per portare loro salvezza, per portarli su di sé, prendendo su di Lui ogni peccato, ogni bisogno, ogni contraddizione, per trasformarlo in salvezza. Dunque, è una parabola, diciamo, che ci lascia sconvolti. Però, se volete fare qualche domanda, questo è il momento. E poi scappiamo. C'è qualche domanda? Io volevo fare una domanda prima di andare. Come si erano fatta l'idea della debolezza? Come l'avevano interpretata? Sbagliando? No, no, no. Qui non si tratta di sbagliare, diciamo, è il contenuto antropologico, culturale. Ho chiesto come si erano fatti l'idea della debolezza di cui parlava, anziché fare... Per un bene, ecco, non so se mi spiego, mi so spiegare più o meno, no, non ho capito io allora. La domanda della signora implica che hanno sbagliato il levita e il sacerdote, però noi dobbiamo sempre analizzare le questioni nella struttura che dà senso. Dunque, la questione, quando è posta come un contrasto tra il mio dovere verso Dio e il mio dovere verso l'altro, è ovvio che il mio dovere verso Dio va prima. Dunque, loro non è che siano stati specialmente cattivi, semplicemente loro hanno agito all'interno della loro struttura di senso. Quello che Gesù fa è che ci porta fuori da quella struttura di senso e ci conduce a una struttura di senso dove il criterio per determinare qual è il mio dovere verso Dio e il dovere che ho verso il mio prossimo. Quello che l'Apostolo Paolo definisce nel capitolo 5 dei Galati come l'amore, dunque la fede che agisce secondo amore. Diciamo, questo è, cioè, io ho una fede vera quando l'amore mi porta a compiere tutte le cose, tutti i doveri nei confronti dei miei prossimi. Diciamo un po'
la conclusione, i frutti dello spirito, diciamo, questa è la conclusione, che io arrivo a sviluppare la totalità dei frutti dello spirito quando la mia fede agisce secondo amore, secondo agape, secondo carità. Ok. Intanto grazie. Poi ti volevo chiedere quali sono i fondamenti di senso e teologici che reggono il concetto di purità, cioè qual era l'orizzonte profondo, no? Non erano soltanto regole. Forse se puoi approfondire appena questo pezzo, grazie. Sì, no, molto semplicemente diciamo che sono le regole che mantengono la persona in santità. Diciamo, questa la santità che è richiesta come Dio è santo, noi dobbiamo essere santi. Dunque, le 10 parole e poi il suo sviluppo nelle 613 mitzvot. Alcune sono negative, altre sono positive. E poi le 7000 regole della purità sono il segno identificativo del vero israelita come membro del popolo di Dio, come parte dell'alleanza della Kehal. Dunque, per questo, se tu non rispetti quelle che sono le regole della purità, dunque della santità, tu sei tagliato, in molti casi solo momentaneamente, poi l'impurità svanisce da sé, per esempio la sera, o nel caso del sangue dopo 7 giorni. E in alcuni casi poi bisogna anche compiere alcuni riti, alcuni sacrifici, per esempio le donne che hanno partorito. Però diciamo, l'idea essenziale è che il rapporto con Dio non si deve rompere, come non si deve rompere il rapporto con il marito, con la moglie, con i figli, lo dobbiamo conservare, siamo obbligati a compiere tutti i giorni una serie di riti, di affetto, di cura, e dunque così dobbiamo, questo è lo sfondo teologico delle regole della purità. Bisogna conservare integro il rapporto che ho con Dio e il rapporto che ho con me stesso e il rapporto che ho con la mia comunità, con il mio popolo, per essere parte del popolo e collaborare con Dio in questo impegno di rendere più umano, più vivibile il mondo. Perché questo è il compito di ogni vero ebreo, collaborare con Dio. La creazione non è finita, la creazione continua. Dunque noi dobbiamo essere a fianco di Dio per costruire un mondo migliore, un mondo più giusto, un mondo più buono, un mondo più etico, più morale. Il Mikveh è una cosa che fa parte di questo? Sì. Sì, sì. Ritengo che la Torah dia molte risposte a tutti, ma tutti discutibili. Sì, sì. Ogni paragrafo della Torah è discutibile. Infatti qui stanno discutendo. Sì. Il concetto di misericordia di cui ha parlato prima, come si integra nel concetto di santità? Se il Dio è santo, allora è anche misericordioso. E a questo punto, allora, come si interpreta il comportamento del santo che arriva da un mese di servizio nel Tempio e così via? Sì, diciamo che l'idea del Midrash, del racconto, è che si sottolinea è che questo sacerdote che scende dal Tempio e il Levita che scende dal Tempio sono in un stato di completa e perfetta purità, cioè
hanno adempiuto il loro servizio nel Tempio, dunque hanno fatto tutti i giorni i lavaggi, tutto quello che è necessario per conservare uno stato perfetto di purità. Allora, la misericordia è proprio quel sentimento che unisce noi con gli altri esseri umani. Dunque la misericordia divina è il sentimento, l'emozione che Dio prova per tutte le sue creature. E dunque la misericordia di Dio si traduce in, storicamente, in quello che chiamiamo grazia, azioni in favore degli esseri umani. Dunque la misericordia, l'amore di Dio, è, cioè la grazia di Dio è l'amore e la misericordia di Dio che si manifesta in azioni concrete per l'umanità, per noi, la pioggia, la fertilità della terra, i sentimenti di amore, la pace, tutto quello che rende più umana la vita è un dono di Dio che viene. Allora, quando noi ci rapportiamo con altri esseri umani, anche noi, questa misericordia, questo amore, si deve tradurre poi in azioni concrete, storiche. Diciamo, questo è quello che la parabola vuole mettere al centro. Che non basta adempiere il dovere religioso, anche superficialmente, ma che il nostro dovere religioso è essere come Dio, cioè avere misericordia e usare questa misericordia nel concreto di fronte al bisogno, di fronte alla persona ferita che rischia di morire abbandonata in mezzo alla strada. In aramaico sarebbe le mitzvot. Come? In aramaico sono le mitzvot. Le mitzvot, sì, le 613 mitzvot. Intanto ringrazio per l'interpretazione storica di questa parabola che avevo letto parecchie volte, ma non avevo capito quali erano i motivi per cui sia il levita che il sacerdote non si erano fermati. Un po' con uno spirito di giudizio che ci è abbastanza umanamente comprensibile, li avevo definiti i cattivi. Mentre effettivamente, di fronte alla lezione che ci hai fatto, sono due giusti comunque. Quindi io voglio chiedere, che è una domanda che mi gira un po' in testa da un po', chi è il giusto? Chi segue le regole? Oppure chi mette al primo posto la misericordia? Oppure, cioè, non so se mi sono spiegata. Il problema è sapere se io faccio un'azione con un mio esame etico e morale, di una morale sbagliata, sono giusto? Questa domanda richiederebbe un'ora, forse di più. Chi è lo tzaddik? Lo tzaddik è l'essere umano, l'uomo, la donna, che vive una relazione così profonda con Dio che non si devia dalla Torah e dalla via della Torah, dal derech della Torah, né a destra né a sinistra. E dunque vive la sua vita completamente consacrato al servizio a Dio e al servizio degli altri. Diciamo, questo è lo tzaddik. Un uomo, una donna che ogni azione, ogni pensiero è dedicato a Dio e a fare del bene ad altri, ad aiutare altri, a salvare altri, a guarire altri, prima di se stesso. Diciamo, questa è la via dello tzaddik. In ebraico, diciamo, questa è la via del giusto, che diventa un albero piantato lungo il fiume. Bene. Zedek, sì, ZK, Zedek, ZK. Bene. Allora andiamo a pregare. Grazie.
In Burkina Faso si utilizza la zucca per condividere l'acqua con gli ospiti che arrivano stanchi nel loro villaggio. È un gesto che esprime accoglienza, ospitalità, comunione. Solo dopo che l'ospite si è rinfrescato può iniziare la conversazione e i motivi della visita. Mentre ci riuniamo e iniziamo a pregare insieme, vi diamo il benvenuto, nello stesso modo in cui Abramo accolse i tre visitatori, dando loro dell'acqua per rinfrescarsi. E invitiamo a rinfrescarvi condividendo l'acqua di questa zucca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo qui riuniti come fratelli e sorelle per pregare per l'unità visibile tra i cristiani. La nostra celebrazione è incentrata sulla parabola del buon samaritano, in cui ascoltiamo la chiamata divina ad amare Dio e ad amare il prossimo come noi stessi. Prepariamoci ad incontrare il Dio dell'amore con gioia e gratitudine, ricordando il suo comandamento di amare. Gloria a te, Padre, perché ti rivedi nella tua creazione e chiami tutti gli uomini a vivere alla tua presenza. Gloria a te, Cristo Gesù, perché ti doni completamente a ciascuno di noi e ci fidi a fare lo stesso. Gloria a te, Santo Spirito, perché ci unisci nell'amore e nell'unità. Gloria a te, Dio dell'amore, nel quale siamo stati creati, e convocati in unità. Amen. Thank you.
diciamo a Dio il nostro cuore nella lode. Signore, ti lodiamo perché hai riversato il tuo amore nei nostri cuori, affinché non perdessimo mai la speranza. Grazie al tuo amore, liberi le nostre vite dalla paura e fasci i nostri cuori feriti e lacerati. Ti lodiamo per tutte le donne e gli uomini che in ogni luogo seminano amore e speranza per il loro prossimo. Ti lodiamo, Signore. Dio eterno, ti ringraziamo per il dono del tuo Figlio Gesù Redentore dell'umanità. Ti ringraziamo per la grazia della conversione e per tutti i semi di fede, speranza e amore presenti nel tuo popolo e ovunque. Grazie per la fede che abbiamo ricevuto dagli Apostoli, per la preghiera di Gesù per l'unità e per il dono della buona novella della salvezza. Ti ringraziamo, Signore. Dio di amore, ti adoriamo per la generosità del tuo amore per tutti gli uomini, un amore così perfetto che va oltre la nostra comprensione, un amore in cui non c'è distinzione di razza, di sesso o di condizione sociale. Ti adoriamo perché per quell'amore hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù Cristo e continui a riversare il tuo amore nelle nostre vite mediante lo Spirito Santo. Ti adoriamo, Signore. Poniamo ora alla tua presenza, o Dio, per confessare i nostri peccati. Nel cercare la felicità lontano da Dio, ignorando il comandamento dell'amore, ci siamo allontanati da Dio e dal nostro prossimo. Il nostro egoismo e il nostro desiderio di possedere e di dominio ci separano da Dio.
Dio di misericordia, perdonaci e guariscici. Accettiamo ideologie che sviliscono l'umanità del prossimo, costruiamo muri di divisione, seminiamo odio e violenza e abbandoniamo il comandamento del Signore di amarci gli uni gli altri. Dio di misericordia, perdonaci e guariscici. Abbiamo indurito il nostro cuore e ingannato noi stessi nelle nostre mancanze di compassione. Non vediamo più Gesù in coloro che sono diversi da noi. Dio di misericordia, perdonaci e guariscici. Non riusciamo ad aprire il nostro cuore e la nostra mente alla natura infinita e incondizionata dell'amore di Dio per tutti. La chiusura a questo amore rende il mondo oscurato dall'egoismo, dalla violenza, dall'indifferenza e privo di significato. Dio di misericordia, perdonaci e guariscici. Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai mandato nella pienezza dei tempi per redimere tutta la creazione, ti preghiamo di avere pietà di noi, di perdonare i nostri peccati e di trasformarci per mezzo del tuo Santo Spirito. Gloria a te, o Dio, ti lodiamo con voce unanime. Del libro della Genesi. Abramo abitava presso le querci di Mamre. Un giorno, nell'ora più calda, mentre stava seduto all'ingresso della sua tenda, gli apparve il Signore. Abramo alzò gli occhi e vide tre uomini in piedi davanti a lui. Appena li vide dall'ingresso della tenda, subito corse loro incontro. Si inchinò fino a terra e disse: «Mio Signore, ti prego, non andare oltre, fermati, sono qui per servirti.
Vi farò subito portare dell'acqua per lavarvi i piedi. Intanto riposatevi sotto quest'albero. Poi vi darò qualcosa da mangiare. Dopo esservi ristorati, potrete continuare il vostro viaggio. Non dovete essere passati di qui inutilmente. Va bene, risposero, fa come hai detto. Abramo entrò in fretta nella tenda da Sara. Presto, le disse, impasta 3 misure abbondanti di fior di farina e prepara alcune focacce. Egli stesso corse dove teneva gli animali. Scelse un vitello tenero e buono e lo diede a un servitore, che subito si mise a prepararlo. Prese del burro, del latte, la carne che era stata preparata e portò tutto agli ospiti. Mentre essi mangiavano sotto l'albero, egli stava in piedi accanto a loro. Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore. A te voglio cantare davanti ai potenti. Ti adoro nel tuo santuario. Ti rendo grazie, Signore, per il tuo amore e la tua fedeltà. Sei andato oltre le tue promesse, al di là di ogni attesa. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Hai fatto rinascere in me il coraggio. Ti lodino tutti i re della terra quando udranno le tue parole. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Cantino, Signore, i tuoi voleri, immensa è la gloria del Signore, in alto sta il Signore, ma si prende cura dei piccoli, da lontano riconosce il superbo. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Se mi trovo nell'angoscia, tu mi fai vivere. Contro l'ire dei miei nemici stendi la mano, la tua destra mi salva. Signore, tu farai questo per me, non ha fine il tuo amore, non abbandonerai l'opera che con le tue mani hai creato. Il giorno che ho creato, tu mi hai risposto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Luca. Un maestro della legge voleva tendere un tranello a Gesù. Si alzò e disse, «Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gesù gli disse, «Che cosa c'è scritto nella legge di Mosè? Che cosa vi leggi?» Quell'uomo rispose, «C'è scritto, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente. E ama il prossimo tuo come te stesso». Gesù gli disse, «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quel maestro della legge, per giustificare la sua domanda, chiese ancora a Gesù, «Ma chi è il mio prossimo?» Gesù rispose, «Un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico quando incontrò i briganti. Gli portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso passò di là un sacerdote, vide l'uomo ferito, passò dall'altra parte della strada e proseguì. Anche un levita del tempio passò per quella strada, lo vide, lo scansò e proseguì. Invece un uomo della Samaria, che era in viaggio, gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo. Il giorno dopo tirò fuori 2 monete d'argento, le diede al padrone dell'albergo e gli disse, «Abbi cura di lui, e se spenderai di più, pagherò io quando ritorno». A questo punto Gesù domandò, «Secondo te, chi di questi 3 si è comportato come prossimo per quell'uomo che aveva incontrato i briganti?» Il maestro della legge rispose, «Quello che ha avuto compassione di lui». Gesù allora gli disse, «Va e comportati allo stesso modo».
Una brevissima riflessione su questo testo, che è una delle pagine più belle del Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca è chiamato il Vangelo della misericordia. Proprio inizia questo Vangelo con la promessa della nascita di Giovanni Battista, che in qualche modo è chiamato colui che indicherà al suo popolo e darà prova del sentimento e dunque della misericordia di Dio, che finalmente dopo tanti secoli di attesa farà nascere l'atteso l'erchomenos,
in mezzo al suo popolo in quella generazione. Il Vangelo della misericordia, e questa parabola è la parabola della misericordia insieme con l'altra grande parabola del Vangelo, quella del Padre misericordioso. Qui la misericordia è qualcosa che nasce dentro il cuore di un essere umano. Parlavamo nello studio biblico delle due grandi paradossi di questa parabola. Il primo è che coloro che sono vicini, prossimi dell'uomo abbandonato, bastonato e lasciato morire in mezzo alla strada, loro diventano lontani perché ritengono che il dovere verso Dio va prima del dovere verso quell'uomo ferito e abbandonato. Loro fanno una scelta perché non hanno sentito nulla dentro di loro. E il secondo paradosso è che chi è più lontano, cioè il samaritano, che passa per caso trovando quell'uomo davanti a sé, il lontano diventa prossimo, si fa prossimo. Questo è il significato letterale dell'espressione che utilizza Gesù. Chi si è fatto, chi è diventato altro da sé, perché non ha potuto sopportare il dolore di quell'uomo abbandonato e ferito in mezzo alla strada. Questo è il momento più importante, il momento chiave di questa parabola. Cosa succede? Cosa accade dentro il samaritano quando contempla quell'uomo ferito, abbandonato, morente? Cosa scatta in lui che lo aiuta a superare i suoi pregiudizi religiosi? Perché anche lui, come il sacerdote e il levita, è convinto che se tocca quell'uomo e si macchia col sangue, diventerà impuro davanti a Dio. Si romperà il suo rapporto con Dio, almeno temporalmente, per una settimana, finché svanirà lo stato di impurità, lo stato di tumè. Quello che è accaduto dentro di lui è stato più forte del suo sentimento, del suo pregiudizio religioso. E ha fatto sì che lo stato di bisogno di quell'uomo diventasse più importante del suo stato religioso nei confronti di Dio. E dunque ha preso una decisione in consulta. Ha deciso di involucrarsi nella vita di quell'uomo, impedire la sua morte, fare il possibile per salvare una vita. E chi salva una vita salva un intero universo. Salvare una vita e salvare un intero universo. Noi oggi viviamo in un mondo in cui la vita degli esseri umani, la vita dei bambini non nati, non vale niente. E dunque dobbiamo chiederci qual è il meccanismo che deve scattare dentro di noi perché si renda insopportabile per noi il dolore, la sofferenza di un altro essere umano. Cioè, cosa deve scaturire dentro di noi perché di fronte al ferito abbandonato in mezzo alla strada, e questo uomo rappresenta oggi tutti gli emarginati, tutte le persone sofferenti, tutti gli stranieri senza documenti, tutte le persone che devono faticare, sputare sangue per poter vivere ancora un altro giorno. Cosa deve scattare dentro di noi per superare l'indifferenza, giustificarla con la nostra religione, con le nostre ideologie, con la nostra posizione sociale su questo o sull'altro tema? Cosa deve scattare dentro di noi che renda insopportabile la sofferenza dell'altro? E dunque scatti il meccanismo, dice il testo, ebbe compassione. La parola che utilizza Luca è la parola per il sommovimento dei visceri, una parola impronunciabile nella lingua greca. Si sono commossi i suoi visceri, cioè qui dentro è avvenuto qualcosa che ha impedito quell'uomo di passare oltre. Per questo è diventato altro da sé.
il samaritano è diventato prossimo dell'uomo abbandonato in mezzo alla strada. E questo è il centro di questa parabola. Perché in realtà la parabola del buon samaritano è un inno cristologico, perché Gesù è il buon samaritano, che è diventato altro. Il figlio di Dio è diventato uomo. Il lontanissimo si è avvicinato, è diventato nostro prossimo, ha piantato la sua tenda in mezzo a noi, è diventato carne. E oggi il corpo di Cristo, che cammina salvando i feriti, i morti, gli abbandonati in mezzo alla strada, il corpo di Cristo oggi siamo noi. Dunque questa parabola è profondamente cristologica ed è profondamente ecclesiologica. Indica il criterio che dobbiamo seguire se vogliamo adesso essere noi il corpo di Cristo che incontra i feriti, gli abbandonati in mezzo alla strada per portare loro salvezza, redenzione, riconciliazione con Dio. Ecco, questo è il sentimento profondo che trasforma la nostra indifferenza verso l'umano in solidarietà, misericordia, amore, che è il sentimento di Dio. La grazia di Dio è il suo amore che si riversa nella storia, in atti concreti di salvezza, di redenzione. Così anche noi, corpo di Cristo, se crediamo di essere come Chiesa il prolungamento dell'incarnazione del Cristo, se adesso siamo noi le sue mani, le sue braccia, allora dobbiamo incontrare, cioè dobbiamo andare incontro, dobbiamo diventare prossimo, dobbiamo avvicinare prima al nostro cuore e poi alle nostre mani tutti gli abbandonati, i feriti, gli emarginati, gli impediti di nascere, gli impediti di vivere una vita umana, gli impediti di diventare esseri umani veri e completi. E siamo lì, noi, le mani, le braccia del Signore che cercano e dunque portano l'uomo fasciato nella locanda e pagano il prezzo. E se non bastano questi due denari, ti restituirò ogni cosa quando ritornerò. Ecco, questo attendiamo, il ritorno del nostro Signore, e vogliamo spendere la nostra vita nel diventare prossimi, nel diventare corpo di Cristo che accoglie e dà quello che abbiamo ricevuto gratuitamente ad ogni essere umano che è nel bisogno. Amen.
Continuiamo con la confessione di amore. Leggiamo a cori alterni, il coro 1 sono le voci maschili, il coro 2 le voci femminili. Thank you.
siamo stati invitati a vivere la chiamata divina ad amare Dio e il prossimo come noi stessi. Mentre rinnoviamo il nostro impegno a rispondere a questa chiamata, possa questo amore rafforzare la nostra unità di cristiani. Desideriamo con tutto il cuore dimorare nell'amore di Dio e ricevere la grazia di amare il nostro prossimo come noi stessi. Dio di amore sconfinato, ti preghiamo, possano tutti gli uomini conoscere la tua infinita misericordia e credere nella tua volontà di colmarci di amore infinito. Quella di Gesù, che ha pregato per l'unità di tutti coloro che credono in Lui. Dio di comunione, ti preghiamo, rendici capaci di lavorare insieme per la tua gloria e per proclamare a tutti il Vangelo della salvezza. Cuore è ferito a causa del disorientamento e della divisione che regnano nel mondo. Dio di riconciliazione, noi dispersi come pecore senza pastore, ti preghiamo, riunisci in un unico gregge, ravvivaci con il tuo spirito e inviaci ancora a due, per essere luce del mondo e sale della terra. Thank you.
è segnato dal terrore e dalla violenza. Milioni di persone sono costrette a lasciare le loro case in cerca di rifugio e sicurezza. Dio di accoglienza, ti preghiamo, donaci la grazia e il coraggio di abbracciare lo straniero, di curare le sue ferite e di essere solidali con lui. Rafforza la nostra volontà di essere accoglienti e compassionevoli e di agire sempre verso le nostre sorelle e i nostri fratelli, come tu fai con noi. Siamo consapevoli che spesso, per la nostra debolezza e la nostra paura, passiamo dall'altra parte della strada, allontanandoci da chi ha bisogno del nostro aiuto. Dio di misericordia, ti preghiamo, malgrado la nostra mancanza di carità, apri il nostro cuore perché sappia sperimentare l'ampiezza, l'altezza e la profondità del tuo amore, affinché possiamo amarti di più e amare il prossimo come noi stessi. Dell'unico Dio, preghiamo come Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti in noi i nostri debiti, come in noi i nostri debitori. E non ci indurci, ma liberaci dal male. Signore Gesù, hai pregato perché tutti siano una cosa sola. Ti preghiamo per l'unità dei cristiani, come tu la vuoi, con i mezzi che tu vuoi. Che lo Spirito Santo ci doni di avvertire il dolore della separazione, di vedere il nostro peccato e di sperare in là di ogni speranza. Amen. Rigenerati dall'acqua della vita, uniti in Cristo e vivificati dallo Spirito Santo, andiamo ad amare Dio e il nostro prossimo come noi stessi. Tutto quello che possiamo fare insieme facciamo. Thank you.
Volevo concludere questa celebrazione ricordando il nostro Vescovo Alberto, che è mancato questa mattina, che è adesso nella pace, nella gioia, però che ha lasciato un profondo vuoto in noi. Credo che ognuno di noi abbia un ricordo speciale di un momento in cui è stato proprio testimone di questa prossimità, della semplicità con cui è riuscito a essere vicino a tutti noi, a noi di tutte le chiese, ma anche a tante persone semplici che fanno parte della nostra comunità, che sono di altre religioni magari, ma il modo con cui ha saputo essere presente anche nella intimità della nostra vita, tutte le volte che avevamo bisogno di una guida, di un pastore. Perciò siamo tutti nella gioia, però con la consapevolezza che ci mancherà tantissimo.